ci picchia. Steglia era sicura? Ma sì, più o meno sì. No. D'un anno magari potevo sbagliare, però... Bravo. Perché Steglia ha qualche aggancio con gli Stati Uniti? Sì. Quale? Sì, ho un figlio che abita negli Stati Uniti. Che abita, diciamo che è ricercatore, insegna. Sì, insegna. Irvine. Ecco, matematico. Matematico. E quando quest'anno è venuto l'Obama... Nella cittadina vicina abbiamo fatto 2 ore e mezzo sotto la stecca del sole per andarlo a vedere, poi siamo arrivati a metà fila, stop. Mamma mia. Suo figlio è sposato negli Stati Uniti? Sì, sì. Però con un'americana? No, o? Con una ticinese. Ah, una ticina, quindi ticinesi, sì. Emigrati. Si trovano sempre il Zurigo questi, eh? Ah, ecco, al Politecnico. Tutto Zurigo. Beh, sì, al Politecnico si conoscono e poi... E poi via. Vanno all'estero perché naturalmente talune professioni, matematici, ricercatori, certo, eccetera, trovano negli Stati Uniti opportunità che probabilmente qui non hanno. Bene, abbiamo anche risolto la questione del punteggio, mi posso riavvicinare a voi, eh? Sono qui in mezzo a voi per farvi la terza domanda, quella da 30 punti. Nel prossimo filmato vedremo alcune immagini della demolizione di un glorioso edificio. Guardate bene le immagini, tutte assieme. Sono riprese nel Luganese, 31 ottobre 1961, con 230 kg di esplosivo, fanno saltare in aria una villa. L'edificio che crolla, guardate, è chiamato Castello. Eccolo qui il bel botto. Di che edificio si tratta o si trattava? Dovete rispondermi, nel Luganese siamo. Scrivetemi di che edificio si trattava, era chiamato Castello. Non vi dice niente? Volete un aiutino? Sì. In questo edificio adesso c'è una scuola professionale. Più di così non posso dirvi perché poi gli autori, i produttori mi sgridano. Nel Luganese. Una villa chiamata anche Castello, sul cui sedime poi è stata eretta una scuola professionale, chissà quanti lo sanno. No. Nel Luganese una scuola professionale. Nel Luganese. Dov'era questo castello di? Allora, la squadra gialla ha risposto, la squadra rosa rinuncia a rispondere. Non hanno trovato una via d'uscita voi? Trevano. Castello di Trevano, bravi, bravi. Chi ci è arrivato? Arno? Sì, Arno. Tutti e due? Sì. I compagni di scuola? No, è stato Arno. Come mai Arno? Cos'era che le ha dato? Perché non mi diceva, sì, una scuola professionale. No, lì ha proprio fatto il centro scolastico di Trevano.